Ringraziamo Dalila per la collaborazione preziosa. Ogni volta ritiriamo le schede. Io ho consegnato una scheda per cantante, non ci sono altre schede in giro, quindi per i cantanti e per gli ospiti. Quindi assolutamente potete controllare il numero delle schede che sono state consegnate. I voti della giuria popolare si andranno ad unire a quelli della giuria tecnica, che vi ripeto è composta dal presidente degli Elia Lombardi, poi c'è Raffaello Cezza, musicista, compositore, e Massimo Iepparello, giornalista televisivo. Facciamo un applauso alla giuria, che adesso ha l'arduo compito di fare un po' di conteggi. Dovete unire i vostri punteggi a quelli della giuria, quindi dovete essere anche bravi. Sei pronto con la calcolatrice? Ho visto che... Allora, dopo vi... intanto che voi fate i calcoli, io vado a presentare altri due ospiti, voi fate i calcoli, poi vi passerò anche il microfono per... Sì, andate a fare una pausa prima del verdetto finale, consultatevi tra di voi, le schede sono state ritirate e io chiamo il prossimo ospite, che è Giuseppe Bencimenga. E poi, ultima ma non meno importante, Liliana Capone. Giuseppe, cosa ci fai ascoltare? Faccio ascoltare Telefon di Lady Gaga. Telefon, Giuseppe, direttamente da Montella, con Frore, Montella. Noi ricordiamo che il nostro Giuseppe è un grande ballerino che ha approcciato da poco al canto, ma lui nasce come ballerino. Io non lo so, però nata. Di dove studi? Chi è la tua maestra? Insomma. Io studio a Montella presso la scuola di Maria Donna Giovino, Energia e Danza. E vi do un applauso. Hello, hello, baby, you go like I'm here and there. I have got a service in the club, you say, I say. What did you say? Oh, you're breaking up the
Sapremo, noi diamo la possibilità al secondo classificato. Se il secondo classificato non vuole andare, ma al terzo. Quindi, se il terzo non vuole andare, ciao. Vabbè, a te te porto in direttissima. C'hai già un biglietto prenotato, andiamo insieme, ok? Così, sì, no, perché io ho bisogno di aiuto. L'altra volta mi hanno ammazzato, capito? Cioè, Liliana, cosa ci fai ascoltare? Tutto al più. Una bella canzone, dedichiamo la canzone che canterai allo staff della caffetteria che ci sta ospitando, del caffè letterario. Facciamo ancora un applauso al caffè letterario, a tutto lo staff che sta lavorando per noi. Grazie. Grazie a Liliana Capone che sta arrivando anche lei insieme al dottore da Mondella con furore. Tutto al più. Vedremo. Che volta penso di tornare da te, ma se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito, io ti amo ancora.
Applauso per lei. E lei arriva con l'aria tutta seria, poi si trasforma quando canta. Paola, vuoi dire qualcosa? Ci dici qual è stato il tuo preferito o la tua preferita? Tanto che possiamo dirlo. Dei cantanti in gara, chi è preferito? Te la senti di dirlo? Non lo vuoi dire? Non lo vuoi dire? Vabbè, no, ok. Adesso, prima... Ma che freddo fa di Giuseppe Ferrer? Ma stasera fa, infatti fa un po' freddo. Va bene la canzone per stasera, Fa, ma che freddo fa.
vittoria il mese scorso, giusto? Caruso, vincio d'arlo. Mariangela Figliuolo! Show yourself.
direbbe qualcuno, che canna! Mazza ragazzi, che canna! Che non è quella che pensate voi, che canna! Grazie Mariangela, continuiamo con un'altra ospite e poi diamo il via alla gara e gli altri due ospiti li riserviamo per la parte più importante della serata, cioè la valutazione della giuria. Ok? Eliana Abbate! Buonasera, buonasera. Eliana ha vinto la seconda tappa e quindi anche lei insieme a Maria Rosa sono già lì a Sanremo, nella rosa dei 120-130 partecipanti al concorso nazionale. Io volevo ricordare una cosa, la ricordo visto che adesso sei qui e magari potrebbe interessare anche a te, perché no? Allora, non è detto che i cantanti che vanno a Sanremo, insomma, poi ci saranno 5 posti, 5 premiazioni e quindi non ci sarà spazio per tutti. Però Fabio Ciacci, che oltre ad essere il mio produttore è anche un mio carissimo amico, ha pensato bene di dare la possibilità non soltanto a chi vince ma anche a qualcun altro di fare la compilation. Questa è la compilation che noi dell'Accademia di Musica Kalniski, io sono docente di canto moderno, abbiamo fatto dopo il rientro da Sanremo, cioè i ragazzi non ce l'hanno fatta a entrare nella rosa dei 12 premiati, diciamo che abbiamo prodotto quest'album, l'abbiamo prodotto tra l'altro a Serino dal carissimo amico Carmine, Raffaello Carmine ha registrato l'album che poi è stato prodotto da Fabio. Quindi una voce per Sanremo è una vetrina, poi ovviamente non c'è spazio per tutti tra i vincitori assoluti, ma noi abbiamo la possibilità di lavorare comunque bene e quindi questa è la dimostrazione che anche qui ad Avellino possiamo fare qualcosa. Ok, il disco lo trovate a breve anche su tutti gli store web, Destinazione Sanremo, e i cantanti che sono all'interno sono, c'è Marcello, c'è Roberta Della Fera che ascolterete dopo, c'è Floriana De Blasio, Era Guglielmo, Marco Pericolo, Mariangela Figliuolo, Federica Piscopo e poi c'è anche il vincitore che è Francesco, mi scordo il cognome, se è Francesco Leogrande, Francesco Leogrande, che è un ragazzo pugliese che ho seguito personalmente anche poi nella produzione dell'inedito, quindi diciamo che facciamo anche delle belle cose oltre a portarvi a Sanremo. Allora Eliana, cosa ci fai ascoltare stasera? Brivido Caldo di Mattia Abbate. Oh, che bella! Brivido Caldo, Eliana Abbate. Mille emozioni in contrasto, riparto da me.
E adesso cominciamo con la gara. Io vado di nuovo a presentare la giuria di qualità, che è composta, presidente Daniela Lombardi, facciamo un applauso. Poi dopo ve li presenterò più da vicino, ci diranno anche qualcosa rispetto alla gara. Raffaello Cetta, musicista, compositore. Massimo Iepariello, giornalista televisivo. Facciamo ancora un applauso al Caffè Letterario che ci sta ospitando, grazie a loro è stato possibile realizzare questa serata. Il primo concorrente in gara è Giuseppe Vaselli. Giuseppe, salve a tutti. Da dove vieni, quanti anni hai e cosa ci fai ascoltare? Vengo da Avellino, io ho 17 anni. Il pezzo sarà 6 di Negramaro. 6 Negramaro, bel pezzo. Lo so che non è professione. Vaselli, Giuseppe Vaselli, per la giuria anche popolare il cognome è Vaselli. Mi raccomando, la giuria, votazioni imparziali, da 5 a 10 valgono anche i mezzi voti. Firmate prima mettete i vostri nomi, il nome di chi compila la scheda in alto, altrimenti non è valida. Giuseppe, sei pronto? Vai. Tonight.
Io vi dico una cosa. La giuria tecnica ha votato allo stesso modo di quella popolare. Invitiamola giuria tecnica qui, invitiamola qui, facciamo un applauso alla giuria. Ovviamente, nel senso che i tre che hanno ottenuto più punteggio, allora, i tre che hanno ottenuto più punteggio per la giuria tecnica hanno, sono i tre che hanno ottenuto più punteggio, poi ovviamente ci può essere una variazione tra il primo, il secondo e il terzo, e quindi magari quello che per voi era il primo è il terzo per la giuria, cioè insomma la somma dei voti fa la differenza, purtroppo lo sappiamo, magari il mio preferito poteva essere un altro rispetto al tuo, però a entrambi ci sono piaciuti i primi tre, ok? Potrebbe essere questo, poi la differenza potrebbe essere di mezzo voto, che nel complesso quel mezzo voto fa la differenza, sempre così, e purtroppo è sempre così. Allora, facciamo un applauso al presidente di giuria, Daniela Lombardi. Spieghiamola sta cosa, alla faccia di chi dice che tra di noi ci sono state sempre rivalità, alla faccia di te. perché essendo almeno penso, cioè essendo grandi cantanti, te. Noi siamo dell'opinione che la musica unisce, vero? Quindi è possibile che ci possa essere la rivalità nella musica. Soprattutto perché parliamo di due persone che fanno la stessa identica cosa, che hanno creduto nella stessa identica cosa, e quando c'è stata possibilità di farlo insieme l'abbiamo fatto. Infatti. Daniela, questa gara, allora un sunto, una carrellata, un sunto di tutta la situazione, come ti è sparsa, scusami che siamo davanti alla cassa, come ti è apparsa la gara, quello che pensi, quello che hai da dire magari agli artisti, e poi ci dici un pochettino le votazioni. Allora, sicuramente tutti quanti bravissimi, quindi fare un applauso a tutti i concorrenti, ovviamente. Penso di aver usato lo stesso metodo per poter appunto dare il mio voto, penso lo stesso metodo di giudizio l'abbiate avuto voi, mi auguro quantomeno. Sicuramente alcune voci vanno maturate, poi ovviamente i voti penso che parleranno da sé, molte altre che io ho già avuto il piacere di ascoltare le ho sentite maturate appunto oggi, e mi auguro che possano crescere quanto più possibile nel modo più veloce possibile, anche con l'aiuto appunto dell'insegnante per alcuni, e soprattutto con la forza di volontà che non vi deve mai lasciare, perché nel momento in cui vi abbandona dovete ritrovarla, questo è quanto. Per quanto riguarda le votazioni, vado in ordine così o... Allora, noi abbiamo detto facciamo questa... Allora, diciamo anche il terzo, i primi tre classificati, perché se c'è qualcuno che ovviamente alla finale non potrà accedervi per motivi personali, allora noi diamo la possibilità a qualcun altro di andare in finale. Terza classificata? Ornella Feo. Ornella Feo con 104,5 voti. Con 104,5 voti, terzo posto Ornella Feo. Secondo classificato Gerardo Giarletta con 111 voti. Con 111 voti. È arrivato secondo anche l'altra edizione. No, però no, adesso visto che sta bestemmiando dentro di sé, no? Però dico una cosa, può accadere, come ti ho detto, il 99% dei casi, che chi ha vinto non posso andare in finale perché c'è stato già, o perché non c'ha voglia, o perché l'ha fatto per gioco e quindi a Sanremo non ci vuole venire, quindi tu stai lì in stand by, ok? Per la seconda volta stai in stand by, mica per me. Vedi? Ta-ta-ta-ta. Prima o primo classificato Federico. Con punti 112, quindi solo un punto di differenza. Solo un punto, short. Federica Piscopo. Federica Piscopo!
Episcopo! Cesare Mura. Federica Episcopo, grazie allo sponsor ufficiale, il caffè letterario avrà possibilità di accedere alla finale di Una voce per Sanremo che si fa a settembre all'Ariston. Lei c'è già sta, perché fa parte anche della... quindi potrebbe essere pure... Gerardo, non lo so, mettiti d'accordo, perché può darsi pure che lei non voglia venire, per com'è, eh? Quindi... No, fidati. Sto scherzando. Allora, io darei la parola anche a Raffaello e a Massimo per una panoramica della gara e poi farei ricantare Federica, ringraziando tutti per essere stati qui, ringraziandovi perché io ho sentito in molti quella cosa di cui parlavo prima, la magia della performance. E vi invito sempre alla semplicità e a rimanere autentici quando vi esibite. È quella, è l'autenticità, è la vostra grande personalità che viene fuori che vi premia, ve lo assicuro. La voce sì è importante, la comunicazione pure, ma se mostriamo quello che siamo, vinciamo di sicuro, nella vita più che altro. Allora, condivido pienamente il pensiero di Angela Ruggiero. La cosa importante è la semplicità, è importante non sforzarsi troppo, cioè, è importante studiare, ma è importante anche rimanere se stessi, è importante la presenza scenica, ci sono tante cose, il contorno è anche importante. E mi raccomando di rimanere se stessi, questa è la cosa più ovvia in questo mestiere, perché è un mestiere. Adesso passo la parola a Massimo. Vai Massimo, sei tutti noi. Un commento rapido rispetto alle altre volte, alle altre tappe, dal primo fino all'ottavo soltanto una differenza di pochi voti, davvero molto molto ristretto oggi il margine, anche la dimostrazione che c'è stato un sostanziale equilibrio. E Gerardo è stato sfortunato, Gerardo, perché l'ultima scheda è stata decisiva, altrimenti eravate alla pari, questa è la differenza sostanziale. L'ultima scheda, un voto di differenza, da lì è nata la vittoria di Federica, che però per la giuria ha avuto un voto superiore rispetto alla tua, anche se di poco, qualcosa di diverso invece rispetto alle altre valutazioni, però complimenti a tutti e continuate così. Io ringrazio di nuovo la giuria tecnica composta dalla Presidente, che è Daniele Lombardi, da Raffaello Cette, da Massimo Liepello. Vi auguro una buonanotte, buonasera, grazie a chi ci sta ospitando, alla caffetteria, al caffè letterario che ci sta ospitando, e riascoltiamo la vincitrice Federica Episcopo. Grazie. L'alba che si fa d'argento alla finestra, avvento il telefono vicino, che vuol dire ci aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, e pantaloni
strada. Avrai i ricordi ombrelli e chiavi da scordare. Avrai carezze per parlare con i cani. E sarà sempre di domenica domani. E avrai i discorsi chiusi dentro mani che frugano le tasche della vita. Non avrà più per sentire che la guerra è finita. Avrai, avrai, avrai il tuo tempo per andare lontano. Camminerai, dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai, 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 avrai la stessa mia triste speranza. E sentirai di non avere molto di tempo senza. Giarletta, scrivete nome e cognome per la votazione. E allora presentati, dove vieni, cosa ci fai ascoltare, sì. Quanti anni hai? Vengo da Campania, provincia di Salerno, ho 20 anni e vi farò ascoltare Io che convivo di Primo Donaggio, versione Francesco Renzi. Se era quella di Gigi Alessio l'avrei cacciato fuori. Assolutamente no, Gigi Alessio mi fa piangere, mi fa venire proprio la noia. Gerardo Giarletta, Io che non vivo. Thank you.
noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste, ed io lo so. Maschile, finalmente un applauso agli uomini coraggiosi della serata. Cosa ci fai ascoltare? Quanti anni hai? Da dove vieni? Allora, vengo da Montefeltro, ho 17 anni e stasera canto Avrai di Claudio Baglioni. Avrai, Claudio Baglioni. Federica Piscopo per la giuria, scrivete il nome e cognome, il brano è Avrai. Sorriso come da rosso cristo, storie fotografate dentro un albo, rilegato in pelle. Che vuol dire ci aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, e pantaloni bianchi da tirare fuori, che già è stato un treno per l'America senza fermare. Del
Destinazione Paradiso, la versione di Laura Pausini. Ornella Feo, scrivete nome e cognome. Destinazione Paradiso. Ornella. Prendo il treno e non ci penso più.
Daniela, da dove vieni? Cosa ci fai ascoltare? Salve a tutti, sono Daniela di Avellino, 36 anni e vi faccio ascoltare Io che amo solo te, versione della Manuela. Che bella, che bella. E tra le canzoni preferite, lo so che non te frega sta cosa, tra le canzoni preferite di Grazia Di Michele, non te frega. Vabbè. Ok, vabbè.